nuova puntata di Matrimonio all'italiana. Sono Jenny Notarianni, giornalista e appassionata di tutto ciò che è moda, stile e tendenza. Città dopo città scopriremo tutte le bellezze di Italia e il meglio per l'organizzazione dei vostri matrimoni. Sicuramente uno dei giorni più coinvolgenti della vita. Siamo a Pavia, città fondata in età romana e diventata capitale longobarda, tuttora caratterizzata dalla grande tradizione artistica e culturale, sede di una delle più antiche università italiane. L'Università degli Studi è stata fondata nel 1361 e le sue facoltà vantano ricerca all'avanguardia e la presenza di allievi illustri. Chissà quanti amori sono sbocciati tra le aule e i cortili dell'Ateneo, che non bisogna mai attraversare in senso diagonale a causa della leggenda che si tramanda fra gli studenti, pena la mancata laurea. All'università sale in cattedra anche uno dei principali letterati del pre-romanticismo italiano, animato da forti valori, quali l'amore, la poesia, la libertà, la bellezza e l'arte, Ugo Foscolo. Ma non è il solo personaggio celebre che visse Pavia. Sul ponte coperto, uno dei simboli della città, nella parte centrale, è stata applicata una targa con riportate le parole «Ho spesso pensato a quel bel ponte di Pavia», scritte dallo scienziato Albert Einstein all'amica italiana Ernesta Marangoni, in riferimento al periodo da lui trascorso, quindicenne, nel capoluogo lombardo. Se Pavia ha impressionato ed emozionato il genio della fisica e della scienza tra gli uomini più noti al mondo mai esistiti, qualcosa di magico deve averlo per forza. Alcuni professionisti hanno scelto questa città per strutturare con successo i loro affari, come è accaduto ai fratelli Arcadipane, tutti parrucchieri, che hanno aperto ben 3 saloni di hairstyling a Pavia a partire dal 1988. Noti a livello nazionale, sono specializzati in acconciature da sposa. Andiamo a incontrarli. Sono Jenny, la sposa TV. Piacere Tania, sono la socia di Evolution. Ciao Tania. Buongiorno, piacere, sono Jessica, la futura socia. Siamo a San Martino Secco Mario, in via della stazione 1, qui ha sede il Look Center Evolution. Siamo con i fratelli Arcadipane, i titolari Lillo, Gianfranco e Massimo. Lillo, cominciamo subito da te, raccontaci dall'inizio come è nato il primo Look Center. Look Center numero 1 nasce nel 1988 dalla forza e dall'unione di questi 4 fratelli che vogliono assolutamente fare i parrucchieri. Era il 1988 con il Look Center numero 1 e quando è nato il secondo salone, Gianfranco? Il 2004, 10 anni fa. Dalla forza di questi fratelli che avevano voglia di espandersi. E per rispettare il detto, non c'è 2 senza 3, quindi nasce il Look Center numero 3, l'Evolution, con Massimo. Com'è andata? Sono 3 anni che stiamo vivendo questa emozione con ottimi risultati in un salone fantastico. Attività ordinaria da salone, voi accogliete con successo iniziative di altro tipo, ad esempio avete vinto i campionati nazionali di acconciatura, com'è andata? Si tratta di un'ennesima spinta emotiva che avevamo bisogno e avevamo voglia di metterci in competizione positiva con altri colleghi e siamo riusciti a vincere campionati italiani maschili e femminili. Look Center è anche sinonimo di bellezza e di eleganza, tant'è che partecipate spesso alle sfilate di moda, Gianfranco. Sfilate di moda, dicevamo prima, concorsi, tutto quello che può essere la nostra immagine anche portata a tutti. E non siete nuovi neanche al piccolo schermo, perché avete avuto un'esperienza, niente poco di meno, con Pippo Baudo. Massimo, quando? È stata una bellissima emozione, eravamo a Roma in prima serata, in sabato sera, alle 8:30 in diretta, è stata una bellissima emozione conoscerlo
e partecipare. Eravamo i 7 migliori parrucchieri d'Italia ed era stata fatta una selezione a Monza dove con orgoglio sono stato il primo ad essere chiamato, perciò una bellissima soddisfazione. Invece alla vostra attività, circa da 30 anni nel settore, come detto, specializzati in acconciature da sposa, com'è cambiata la tendenza, la moda, le richieste della clientela? Sì, la tendenza fondamentalmente nasce da ognuno di noi, cioè dalla sposa che a secondo del proprio carattere sceglie e identifica il suo abito, che può avere diversi stili, per cui l'acconciatura insieme all'accessorio, insieme al make up, deve essere una fusion totale con l'abito. Quindi è importante per voi, Gianfranco, conoscere in anticipo i dettagli, gli accessori e l'abito da sposa? Importantissimo l'abito, perché comunque con la sposa poi si realizza l'acconciatura e il make up. Tutti e tre gli elementi sono perfetti. Massimo, siamo abituati a vedere acconciature sontuose e intrecci, ma per chi porta i capelli corti? Per chi porta i capelli corti, oggigiorno si usano tanti posticci, tante finti chignon, degli oggetti vari. Comunque la donna anche col capello corto è una bellissima sposa. Facciamo anche cenno ai vostri genitori, già che siete quattro fratelli hair stylist. Sì, grande merito va proprio ai genitori, perché loro con la loro forza energetica e con la forza economica ci hanno spinto inizialmente a iniziare questo percorso, per cui anche oggi loro godono di questa nostra popolarità. Allora, lunga vita ai vostri successi. Intanto grazie per averci ospitato, buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi. È iniziato a piovere, comunque siamo arrivati a Villa Olevano, a Cava Manara, a pochi chilometri dal centro di Pavia. Villa Olevano è una maestosa dimora risalente al XVIII secolo, appartenuta ai Marchesi Olevano, una famiglia nobile pavese dallo spirito innovatore per quel tempo. Qui ha sede Olevano Sposa Atelier, gestito da Valentina Cinquemani e Simona Stoeva, il regno per chi cerca l'abito perfetto per le nozze e non solo. Sono con Valentina Cinquemani, una delle due titolari dell'atelier. Valentina, da Olevano Spose coccolate, seguite le future spose dall'inizio alla fine, non soltanto per la scelta dell'abito, ma cominciamo a parlare di moda, di stile e tendenza. Quali sono le vostre collezioni attuali? Olevano Spose per il 2015 propone tre collezioni. La prima prende il nome proprio dall'atelier ed è creata e disegnata da noi e si chiama appunto Olevano Spose. La seconda collezione si chiama Heritage e poi abbiamo la collezione Nicole. Vediamole un po' più nel dettaglio. La collezione Olevano Spose è disegnata e creata per una sposa tradizionale che si riconosce in uno stile classico e decisamente romantico. Anna indossa un abito in morbidissimo tulle con inserti color cipria. Il top è completamente ricamato con pizzo francese e nella parte posteriore presenta la classica chiusura bustier. Con uno stile così romantico non poteva mancare il velo. In questo caso abbiamo scelto un doppio strato di tulle di cotone con taglio a vivo e per l'ingresso in chiesa ancor più tradizionale possiamo avere la calata sul viso. Mentre, per quanto riguarda la collezione Heritage, è una collezione particolare che si compone di modelli dal sapore retro, come quello indossato da Sara. L'abito è molto semplice nel disegno, come potete vedere, ma è importante nei tessuti. Una preziosa seta dark ivory, dalle linee pure, viene sdrammatizzata e allo stesso tempo valorizzata da un bolerino in caldo cashmere per una sposa vintage chic. Mentre, per le esigenze di una sposa moderna e glamour, proponiamo la collezione Nicole, noto marchio italiano di cui Olevano Spose Atelier è rivenditore ufficiale per tutta la provincia di Pavia.
Le tendenze moda sposa di quest'anno traggono infatti ispirazioni da personaggi icona di eleganza, come Audrey Hepburn. Il suo stile unico viene reinterpretato in chiave moderna. Ed ecco che l'abito sirena nel color Tiffany diventa il must per il 2015. Valentina, parlavi di glamour, rimaniamo su questo perché l'atelier offre anche il servizio di consulenza d'immagine. Di cosa si tratta? Sì, Olevano Spose Atelier propone questo servizio di consulenza d'immagine. Non ci limitiamo a dare preziosi consigli, ma costruiamo insieme alla sposa il total look di modo che lei possa immaginarsi come sarà quel giorno. Quindi, avvalendoci di professionisti del settore, come ad esempio hairstylist o makeup artist, costruiamo appunto insieme alla sposa quella che sarà la sua immagine finale. La prova trucco e la prova capelli vengono svolte direttamente qui in atelier. In questo modo la scelta degli accessori risulterà più semplice e da non sottovalutare anche un enorme risparmio di tempo per la sposa. Naturalmente. E quali altri servizi l'atelier offre? Oltre alla consulenza d'immagine offriamo anche un servizio di vestizione a domicilio, quindi il giorno del matrimonio Simona ed io ci rechiamo a casa della sposa e l'aiutiamo a prepararsi. In questo modo i genitori e gli invitati possono stare tranquilli ed evitare lo stress di quella mattina o pomeriggio e quindi si avrà la certezza di un abito stirato al momento, quindi impeccabile, e che ogni dettaglio venga curato alla perfezione. Valentina, in questi anni di esperienza, quali sono a tuo avviso le richieste più comuni che vengono formulate dalle spose? Abbiamo notato con grande piacere che rispetto al passato, dove l'intera giornata del matrimonio era contornata da un'aurea molto formale, oggi abbiamo sicuramente una formalità, come giusto che sia, durante la cerimonia, che sia il rito civile o il rito religioso. Poi però, una volta spostati in location, gli sposi assumono una modalità più festaiola e da qui nasce l'esigenza per la sposa di un cambio d'abito. Quindi le nostre spose ci richiedono degli abiti più sbarazzini e in questo caso l'abito corto vince su tutti. Infatti vediamo Gisella che indosserà un abito corto. E il colore si usa? Il colore sicuramente si usa, dipende molto se la sposa ha scelto un colore tema per il suo matrimonio e quindi questo colore verrà ripreso anche nei dettagli dell'abito. E come dicevo prima, per quest'anno la tendenza è il color Tiffany. Valentina, il verde Tiffany mette davvero tutto d'accordo, ma per chi preferisce la tradizione, la scelta da Olevano Spose è davvero ampia. Valentina, grazie per averci ospitato, te e naturalmente la tua socia Simona. Grazie a voi. Un segreto per rendere l'evento matrimonio perfetto dal punto di vista qualitativo e organizzativo, la consulenza di un wedding planner che è un professionista della pianificazione delle nozze, in questo caso a Cava Manara, a pochi passi da Villa Olevano, opera Angelo Maroi, meglio conosciuto come il cerimoniere. Angelo, ciao, buongiorno. Ciao Jenny. Innanzitutto facciamo chiarezza, il cerimoniere, cosa significa? Perché chiamarsi così? Beh, questo è il mio nome di fantasia che mi sono dato per cercare di diversificarmi dagli altri wedding planner e proprio perché il significato preciso di il cerimoniere, cioè vuol dire che io ho la regia di tutto l'evento in mano dall'inizio alla fine, pianificato nei mesi precedenti con la coppia. Da qui nasce il cerimoniere proprio perché non voglio essere il wedding planner definito tale, perché proprio io ho in mano semplicemente la regia dell'evento. E quali punti di comunione, di unione hanno i matrimoni con altri tipi di eventi?
una perfetta organizzazione di tutto, dall'inizio alla fine, con mesi precedenti o solo settimane precedenti all'evento che ti permettono poi di avere la regia della situazione di tutta la giornata. Oltre all'esperienza, è necessaria una formazione di qualche tipo? Assolutamente sì. Io feci una formazione ormai nel 2007, durò quasi 20 giorni questo master di organizzazione. Oggi come oggi questo non succede più, sono semplicemente delle formazioni di un weekend, troppo poco, e poi soprattutto la formazione sul campo, giorno per giorno. Questo ti insegna tanto. Ci sono diversi partner con cui tu collabori per l'organizzazione dei tuoi eventi. Qui alle nostre spalle vediamo qualche nome. Con quali criteri li scegli? Allora, la mia scelta dipende soprattutto nel scegliere professionisti che siano veri e propri professionisti nel loro settore. Professionisti seri, educati, precisi e soprattutto non invadenti nel momento in cui si crea l'evento. Soprattutto nella giornata dell'evento, e tutti che siano puntuali, discreti e quasi invisibili durante la giornata evento. So che collabori anche con Levano Spose, che abbiamo conosciuto. Sì, assolutamente sì. Avete conosciuto delle professioniste nel settore abiti, per quanto riguarda abiti da sposa, e con loro collaboro anche durante la giornata dell'evento. Cioè loro iniziano a vestire la sposa per quanto riguarda le loro competenze e poi mi aiutano anche nella gestione dell'evento di tutta la giornata. Angela, attraverso il web, la televisione e la sposa TV, ormai le spose sono sempre più formate ed esigenti riguardo le proprie nozze. Come ha influito questo sul tuo lavoro? Beh, influisce tanto, perché arrivano con tantissime idee. Dal passato arrivare oggi, il modo di gestire l'evento matrimonio e il proprio matrimonio è completamente cambiato. Le informazioni che arrivano dal web, da un eventuale appunto sposa TV, che danno tantissime notizie, alcune, come ho ben visto e ascoltato, soprattutto per quanto riguarda il vostro settore, il vostro canale, arrivano precise e ben informate poi sono le spose. Su tanti altri invece canali in cui loro vanno a spulciare per cercare di prendere idee per arrivare da me oppure in un atelier piuttosto che anche da un semplice fioraio, arrivano con tantissime idee, però poi non si rendono conto magari dei costi, non si rendono conto del mole di lavoro che ci possa essere dietro ad un'organizzazione di un evento. E alcune volte però arrivano con delle informazioni che sono prettamente televisive per quanto riguarda alcune richieste. Poi invece altre arrivano con delle informazioni ben precise e anche con una gestione poi di queste informazioni in maniera ben dettagliata. Angelo, infine vorrei chiederti di parlare delle seconde nozze, perché sono sempre più comuni. Quali sono i consigli che puoi dare o gli errori da evitare? Ebbene sì, le seconde nozze ce ne sono tante. I consigli che posso dare: dobbiamo comunque creare un evento perfetto come se fosse la prima volta, le prime nozze. Una bellissima cerimonia senza farci mancare nulla, con un bellissimo poi ricevimento, con una festa finale. L'unico consiglio che posso dare, soprattutto per quanto riguarda la sposa, non potrà indossare il velo se è un rito civile, però ci sono oggi come oggi tantissime acconciature che la rendono perfetta. E l'emozione sarà uguale. Assolutamente. Grazie, sì. Grazie Angelo Maroi per queste informazioni, e per chi ne volesse altro ti può trovare a Cava Manara, il cerimoniere. Assolutamente sì. Grazie. Ciao. Il nostro viaggio a Pavia per il momento termina qui, ma per tornare ad Albert Einstein, una delle sue frasi più celebri è dedicata all'amore. L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. L'amore è la fiducia di dirgli tutto su voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare. L'amore è sentirsi a proprio agio e al sicuro con qualcuno, ma ancora di più è sentirti cedere le gambe quando quel qualcuno entra in una stanza e ti sorride. Alla prossima puntata!